Da dove riparte l'Italia nella partita di domani con l'Olanda? O dalla costanza che abbiamo avuto secondo me nella partita di ieri, perché è stata una partita con tante inerzie, però tranne forse l'inizio del secondo dove avevamo perso un attimo di fluidità all'inizio, poi l'abbiamo recuperato e l'abbiamo mantenuto per gran parte della partita. E in quel finale di quarto set avevo la sensazione di essere in controllo, poi invece la partita si è girata in un attimo e da lì forse abbiamo perso l'inerzia che avevamo e poi la partita è stata tutta a favore della Turchia nel quinto. Però credo che a livello di costanza, di rendimento, abbiamo fatto probabilmente la miglior partita dell'anno, però siamo qui a commentare una sconfitta e questo ci fa male perché è una cosa che ieri avevamo preparato e respirato in un altro modo per tutto l'arco della partita. Si parla tanto di ricezione, ma forse ieri nel quinto set è mancato di più l'attacco. Sì, ma anche secondo me in alcuni tratti del quarto non abbiamo attaccato come dovevamo e penso che il livello di ricezione comunque per la qualità di battuta che c'era da una parte e dall'altra non può avere dei numeri esagerati e penso che la pallavolo di oggi poi si gioca col fatto che devi attaccare situazioni esclamative meglio degli altri. La partita di ieri ha cambiato le gerarchie fra Antropova e Gonu per la linea di partenza. E noi andiamo avanti col nostro percorso, ci giochiamo le nostre carte, stiamo facendo un percorso e all'interno di quello poi vedremo come evolveranno le situazioni. Davide, che notte è stata dopo una partita persa così? E non delle peggiori, perché sinceramente è stata una partita dove abbiamo giocato e dove sinceramente io avevo immaginato un'Italia che poteva stare in campo in un certo modo e in certi tratti forse abbiamo fatto anche di più di quello che mi immaginavo, ma non perché non abbiamo il talento per farlo, ma perché stiamo facendo un percorso, a volte tu ti aspetti che il percorso sia graduale e invece ieri secondo me abbiamo fatto un grande step di gioco che abbiamo messo in campo per buona parte della partita. E quindi da questo punto di vista c'è orgoglio per quello che ho visto, perché ce l'avevo in testa e l'ho visto in campo. Tanto margine ancora su alcune situazioni e ovviamente tanto, no, mi viene male la parola, tanto rammarico per questa sconfitta perché è una partita che avevamo costruito e guidato benissimo. Hai già parlato con la squadra? Sì, ho detto qualcosa ieri e ho ribadito qualcosa oggi sullo step importante che abbiamo fatto e sulla difficoltà poi comunque nonostante questo step di dover affrontare una sconfitta, perché dopo uno step così e dopo aver giocato così magari ci attendevamo tutti di commentare una vittoria e non è così e quindi ci dobbiamo tenere stretto quello che abbiamo fatto e pensare a quali sono gli aspetti che devono ancora crescere, ce ne sono due secondo me su cui noi possiamo fare ancora la differenza e abbiamo forse più margine rispetto ad altri fondamentali.